meglio se noi due non ci vedessimo per un po'. Beh, abitando nella stessa casa la vedo una cosa un po' difficile. Sì, hai ragione. Allora la cosa migliore è che io me ne vada da lì. No, no. Perché Lorenzo non è ancora arrivato? Dovrebbe già essere qui. Dove sei finito? Dove ti sei cacciato, verme? Questo che mi nascondevate? Era questo? Che mio papà non mi voleva? Che non voleva che fossi una Saint-Jean? Parlate! Parlate! Perché mi avete fatto sbagliare e ora non dite niente? Ah, santo cielo, per favore, fatine della confusione! Ah, il cuore che mi stringe tutto, non capisco! Perché Federico mi ha detto che papà era più buono del miele? Allora si sbagliava anche lui. Ah, non mi rispondete! Bene, che cosa volete? La guerra del silenzio? Volete la guerra? E guerra sia! Della mamma. Che cosa ci fa qui? Il cofanetto. Ma dov'è finito quell'imbecille? Se non viene non posso denunciarlo! Caso lei Delfine Saint-Jean? Sì! Ha fatto lei una denuncia per rapina a mano armata qui in strada? Allora? Sì! Sì! Allora? Sì! Amelie, per favore, pensaci! Te lo chiedo per favore, prima di andartene, pensaci! So, la porta, Franco. Aspetta, aspetta, vado ad aprire, aspetta! Però... Resta lì, resta lì! Franco! Come fai a sapere chi sono? Dal tuo profumo. Eh? E c'è anche Amelie qui, vero? Sì, sono qui, Paloma. È incredibile il modo in cui ti accorgi delle cose. È la forza dell'abitudine. Certo. Vado a chiamare Nicolas. No. Chiama Roberta, per cortesia. Sono venuta a fare lezione a Roberta. Tu sei un insegnante? Sì. E dai ripetizioni? Sì. Ah, che bello! Potresti dare delle ripetizioni a mio figlio. Lui, ha vissuto all'estero e se decidessi di rimanere a vivere qui, mi piacerebbe se potesse inserirsi sì, nella scuola. Sì, in realtà potrebbe cominciare oggi. Dopo la lezione a Roberta potrei cominciare a parlare con lui. Eccellente! Allora vado a prendere Ramiro che è di fuori. Va bene. Vengo con te, devo andare a fare ginnastica. Aspettami, Amelie! Pronto? Sì, Lorenzo. Cosa Delfina ti ha mandato alla polizia? Sì, meglio che non la incontri, ovvio. Che fortuna che non ti sei portata il bastoncino bianco, altrimenti te l'avrei spaccata in testa molto volentieri. E tu come ti sei permessa di tradire mio fratello? Non è così. Non mi ha detto che tu lo hai accusato di furto. E adesso mio fratello è molto, ma molto arrabbiato con te. E tu lo sai com'è lui quando si arrabbia o no? Te l'avevo detto che il dottor Sosa era bravo e rapido. Il piccolo Cardo ha firmato la sua condanna alla povertà, amore mio. Piccola mia, allora, cos'è successo con Lorenzo, quello sporco straccione? Adesso ti racconto. Arrivederci, Bonilla. Arrivederci, Bonilla. Oh, sì, ok, a dopo. Amore mio, torna qui. Soce. Dolce. Dai, ciao, dai, splendida. Dai. Cos'è successo? È successo che ho chiamato la polizia per fare arrestare Lorenzo, ma lui mi ha scoperto e non è venuto all'appuntamento. Non so cosa fare, ho paura, non posso uscire di casa. Cosa faccio? Cosa fai? Cosa faccio? Io lavoro per la nostra meritata felicità e tu rovini tutto in questa maniera. Guarda, guarda cosa che sono riuscita ad ottenere. L'altra sporca straccione ha firmato la rinuncia alla sua eredità. Mammina, sei il mio idolo, guarda, io ti adoro. Certo che sono un idolo. Ma tutti i nostri problemi sono risolti. Assolutamente. E se tu non commetterai più errori, piccolina mia? No, dimenticatelo, il patrimonio è in salvo. Ah. Scusate, il patrimonio è in salvo da cosa?
Il fatto è che con Florencia, che ora fa parte della famiglia, tutti i nostri problemi legali sono risolti. Certo. Florencia ha firmato per poter essere una Saint-Jean. Certo. E quindi lei sarà una Saint-Jean e riscuoterà la parte di eredità che le spetta. Non è bellissimo, Piccolino? Sì, adesso è una di noi. Sì, sì, è bellissimo. Delfino, mi accompagni un momento? Vorrei scambiare due parole con te. No. Come no? Perché? Non posso. Non posso. No, quello che non può fare la piccola è dirti di no, perché adesso è nervosa. No. Ma vai con il tuo fidanzato. Vai. Mano per mano. Così vi voglio. Che felicità vedervi così uniti. No, sto morendo fatine. Se questa chiave entra qui, io svengo. E pensare, alberello, che ero disposta a mollarti e con tutte quante le radici. Si è aperto. È una lettera della mamma. Alberto, quanta allegria e tristezza vissuta insieme. È nata nostra figlia, Florencia. È bellissima e in ottima salute. Pesa 3,4 kg e dicono che somigli moltissimo a me. E ha una macchiolina in fronte proprio come la tua. Che peccato che non sei potuto essere qui nel momento della sua nascita. Che peccato che non possiamo averti qui con noi adesso. Comunque noi ti aspetteremo sempre, con amore. Margherita e tua figlia Florencia. Margherita, sono felice che la bambina stia bene. Le auguro il meglio, ma con un grande dolore per ragioni di cui adesso non posso parlarti. Ti saluto per sempre. Che siate felici. Alberto. L'ha lasciata. Ci ha lasciata. Ci ha lasciata. Piace studiare, lo sai, mamma. E poi per cosa? Come per cosa? Per andare a scuola, per farti degli amichetti nuovi, per imparare molte cose, per continuare la tua vita come ogni bambino della tua età. No, non mi piace proprio studiare, mamma. Questo perché ancora non hai studiato con me. Quando inizierai a studiare con me vedrai che ti piacerà moltissimo. Non ti credo per niente, e poi tu neanche ci vedi, no? Ramiro! Non si preoccupi, proprio per questo motivo. Vuoi approfittare che non vedo per poter copiare qualcosina. Vieni, su, andiamo insieme. Sono certa che studiando con me ti divertirai molto. Ramiro, dai, per favore. Se non mi credi, adesso andiamo a chiederlo a Roberta, che lei ha studiato con me, eh? Ti accorgerai che sarà un vero spasso. Aspetta, non te ne andare. Aspetta un secondo, aspetta. Non pensi di essere troppo piccolo per dare degli ordini a me? Lo sai che io non ti capisco. Un giorno mi tratti bene, un giorno mi tratti male. Alla fine finirò col credere che è tutto vero, quello che ha detto tuo figlio l'altro ieri. E che cosa ha detto mio figlio ieri? Che tu provi qualcosa per me, vero? Oh! Tipica fantasia adolescenziale. Ah! No, stai tranquillo. E non ti fare illusioni con la zia. E tu non ti fare illusioni con il nipote. Pronto, Paloma, sono Nicolas. Fatti sentire, per favore, se hai un po' di tempo per chiamarmi, perché mi manchi molto. Ciao. Nicolas, ti stavo cercando. Che fortuna che... Valentina. Che sei qui tutto da solo. Cosa c'è? Perché abbiamo molte cose da fare insieme noi due. Guarda che faccia che ho. Mi devo depilare i baffi. Che ci fai qui? Amelie? Non mi dire che mi stavi spiando. Un po' di pace, Mala, la sì, te la meriti dopo aver fatto un lavoro così eccellente con il piccolo Cardo. Torna
Vattene nella tua caverna, disgraziato! No, ma non si può vivere in pace in questa casa! Florence, basta,